Donato Pasquale da Pietracatella a San Giovanni Rotondo. Questo stazzo bellissimo con tanti cavalli finisce questa esperienza, mancano 3-4 ore il pranzo finale. Come è andato? Tu sei una colonna della carovana. Sì, sono una colonna della carovana, io mi occupo più bevande, queste cose qua che metto su un furgone e portiamo durante il tragitto per far bere la gente, perché fresca, cioè l'acqua fresca, birra, tutte queste cose qua. E il resto mi occupo, cioè, pure della carovana. Anche un po' della logistica. Sì, logistica, tutte queste cose qua. A parte la pioggia, che però fa parte, adesso stiamo facendo un'intervista sotto la pioggia, non ha dato poi così tanto fastidio, anche se un giorno è stato un po' più pesante, però fa parte di un pellegrinaggio la pioggia, no? Un po' tutto. Sì, sì, cioè il pellegrinaggio comunque deve andare al termine, anche se piove, un po' di sacrifici e è tutto a posto. Da quanti anni fai la... Io sono una quindicina di anni, sì, che seguo il pellegrinaggio. Hai svolto sempre questo ruolo o hai fatto anche la camminata? No, sempre questo ruolo, perché per aiutare un po' tutti, cioè ai pellegrini, per dargli da bere, tutte queste cose qua. Il tuo punto ristoro è frequentatissimo, quando arrivi distribuisci bevande a tutti e anche cose buone quando ci sono le soste per mangiare. Sì, distribuiamo bevande, poi un po' di dolce, caffè, queste cose qua fresche e il resto giriamo intorno. Massimo arriva da Campomarino, buongiorno, com'è andata questa nottata? Buongiorno, è abbastanza bene, un po' di pioggia, un po', diciamo che è stata insistenza tutta la notte, però siamo pronti per fare la benedizione dopo questi 3 giorni e siamo sereni e tranquilli che siamo arrivati qui a San Giovanni Rotondo. I cavalli sono stati tutti qui, tranquilli, a dormire, insomma, hanno riposato anche loro. Che sforzo fa un cavallo durante un cammino del genere? Un cammino del genere è abbastanza impegnativo per un cavallo. Infatti noi comunque durante l'anno li prepariamo per questo tipo di attività, perché si tratta comunque di un bel po' di chilometri e quindi ogni tappa, diciamo, di media è 30-35 chilometri, pertanto loro fanno uno sforzo, però sono abituati e sono allenati per questo. Tu sei un grande camminatore, un grande esperto, un grande cavaliere, hai fatto le transumanze, hai fatto tanti pellegrinaggi. Che ha di speciale questo pellegrinaggio di San Pio, di questa associazione? E questo è un pellegrinaggio che comunque ha un'azione dentro, diciamo, che perché è una devozione verso San Pio e quindi dal primo momento che si ci mette a cavallo per arrivare qui si ha un'emozione un po' particolare rispetto a tanti altri trenchi, perché questo è un pellegrinaggio in devozione del santo, di Padre Pio, di San Pio, e quindi si percepisce la devozione durante il... Si percepisce la devozione di tutti, sia dei cavalieri che dei pellegrini a piedi, e c'è un'emozione particolare per questo tipo di trekking, tra virgolette. Sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, per lei è la prima volta da sindaco a questo pellegrinaggio molto speciale organizzato in questa settimana? Sì, è la prima volta, oserei fare una piccola battuta, la prima volta a cavallo, visto il clima, visto quello che è oggi San Giovanni Rotondo, grazie a tutti gli amici, in particolar modo di Sant'Elia Pianisi,
che ci onorano di essere qui presenti. So che è un evento che ormai ha una lunghissima tradizione, 26 anni, non è proprio ieri. È una bellissima esperienza. Sinceramente ritengo San Giovanni Rotondo essere onorata da questa presenza, perché vedo tanta gente anche con il volto un po' stanco, perché 4 giorni e immagino magari le temperature non hanno proprio aiutato tutto il percorso, però credo che la stanchezza scompare grazie alla forza, al cuore, allo spirito che anima un evento, un momento così importante, perché solo la forza, la voglia di incontrare Padre Pio in preghiera e in presenza oggi, è quella la forza che muove tanta gente, che li porta a San Giovanni. A me piace dire sempre San Giovanni Rotondo, città dell'accoglienza, San Giovanni Rotondo, città della pace, è casa vostra, perché gente così legata a noi, gente così affezionata che con questo spirito si porta qui, sono nostri concittadini. Beh, bellissime parole. Allora, tolti un po' i panni istituzionali, potremmo dire che la potremo vedere anche in un'ultima tappa fra qualche anno, l'anno prossimo magari, a camminare con loro. Camminare sì, non in sella. Ah, in sella, non ci sono mai andato, quindi mi sono, tra virgolette, dico, sempre rifiutato, perché non ho questa attrazione, però perché no? Molto volentieri. Sarà un piacere essere con voi e fare questo percorso. Con i Cavalieri dei Sentieri Antichi. Con i Cavalieri dei Sentieri Antichi, molto volentieri.